È stato un Ferragosto caratteristico, pieno di relax qui a Pietracamela, in alto ovviamente la località sciistica e turistica di Tivo, con tante persone che hanno occupato i tanti spazi messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Tantissimi i turisti, ovviamente sold out i ristoranti e le trattorie della zona per una giornata caratterizzata soprattutto dall'aria fresca e dall'aria pulita. Storicamente è una meta di turisti, quella di Prati di Tivo, ma anche questa di Pietracamela, dove alle 18 i tanti appassionati della montagna si sono potuti rilassare qui nella piazza centrale durante il concerto di Giorni Infiniti, la tribute band dei Pooh, che fa parte del cartellone della kermesse di Abruzzo dal vivo. Ci dormo male, tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro, e non c'è bisogno che ti dica quanto. Abruzzo dal vivo è un segnale di questo tipo, del fare sistema, è una cosa che è andata migliorandosi negli anni, quindi questo è una, perché bisogna dire che cose, le belle idee ci sono, si devono ottimizzare, negli anni siamo andati sempre meglio. Quindi abbiamo creato un prodotto che ha un appeal un po' per tutti, che accontenti tutti, perché noi siamo una realtà varia e variegata, come diciamo il cratere è immenso e va da Civitella del Tronto fino ai comuni dell'Alta Valle della Terno, quindi comuni con tipologie diverse, che va dalla media collina fino all'alta montagna, come di fatto siamo noi. E quindi negli anni si è ottimizzato, si è raffinato questo prodotto e che ci auspichiamo possa andare sempre meglio. Credo che il connubio mare-montagna possa essere una mossa vincente per la nostra provincia e per l'Abruzzo in generale, quindi politica, amministrazioni locali ma anche enti sovraordinati, questo, creare un sistema turistico che possa fare in modo che le persone che affollano le nostre spiagge possano conoscere queste mete interne, quindi un sistema di collegamenti, di servizi che faccia in modo che le persone che sono al mare vadano in posti che non avrebbero pensato di visitare e quindi poi possono tornare tranquillamente. Anche gli eventi sono una parte importante, perché attirare persone all'interno per un singolo evento, un nome altisonante, un bello spettacolo come quello che ci apprestiamo a vedere oggi pomeriggio, può fare in modo che una persona poi valuti il paese, valuti la zona e possa decidere di tornarci per una vacanza un po' più lunga.